Negli scorsi mesi abbiamo parlato molto della banda o della frequenza 6 GHz, soprattutto in relazione a quello che è stato il nuovo standard Wi-Fi annunciato ormai diversi mesi fa, ossia il Wi-Fi 6E, uno standard che per l'appunto estende quelle che sono le capacità e le potenzialità del Wi-Fi 6 ad una nuova banda di frequenza, proprio la banda 6 GHz, che si va ad aggiungere a quella 2.4 e 5 GHz. E proprio in relazione a questo standard è importante parlare anche di questa nuova banda di frequenza perché per permettere l'utilizzo dello standard Wi-Fi in questa frequenza è necessario renderla non licenziata, ossia una di quelle bande a libero utilizzo per le quali non è quindi necessario acquistare una licenza per poter trasmettere a quella frequenza e avere in quel caso il diritto d'uso esclusivo di quella frequenza. Un po' come succede con le frequenze del 5G, per le quali per l'appunto c'è stata un'asta, o per le frequenze delle reti mobili più in generale. Ecco, e proprio riguardo di questo, forse nei ragionamenti che abbiamo fatto negli scorsi mesi abbiamo dato troppo per sottovalutato il fatto che le enormi potenzialità del Wi-Fi 6E avessero in un certo senso convinto tutti a dedicare ed aprire questa banda 6 GHz per l'utilizzo proprio del Wi-Fi. Infatti, negli scorsi giorni la GSMA, ossia l'associazione che rappresenta gli interessi di tutti gli operatori mobili a livello mondiale, ha lanciato un appello riguardante innanzitutto il fatto che i governi debbano allinearsi su quelle che sono le linee guida di utilizzo di questa frequenza 6 GHz, ma ponendo soprattutto anche l'attenzione su quella che è l'importanza di questa banda a 6 GHz anche per il 5G, mettendo quindi in un certo senso in dubbio quello che fino a qualche mese fa avevamo sempre inteso come un passaggio quasi naturale, ossia il fatto che la banda 6 GHz sarebbe stata dedicata e aperta all'utilizzo del Wi-Fi. E invece ora entra in gioco con questo annuncio anche il 5G, che vuole anch'esso almeno una parte all'interno di questa banda. Ora, spacchettando questi due temi e trattandoli, anche se poi un po' si intrecciano in maniera separata, partiamo facendo delle considerazioni a riguardo di quella che è la richiesta di allineare le strategie di utilizzo di questa banda a livello mondiale. Infatti, questo appello nasce quasi in maniera naturale, visto che allo stato attuale delle cose, le strategie degli stati a riguardo della banda 6 GHz sono effettivamente molto divergenti tra loro. Infatti, pensate che, per esempio, la Cina ha dedicato questi 1200 MHz in banda 6 GHz esclusivamente e tutti per il 5G. Dall'altro estremo abbiamo invece gli Stati Uniti, che, come abbiamo detto spesso qui sul canale, già ad aprile 2020 avevano fatto questo grande passo di rendere non licenziata la banda 6 GHz, rendendo tutti questi 1200 MHz dedicati al Wi-Fi. E nel mezzo, non solo geograficamente, troviamo l'Europa che ha deciso di dividere questa banda con la parte superiore dedicata al 5G e la parte inferiore, pari a 480 MHz, dedicata alle comunicazioni senza licenza, quindi al Wi-Fi, una strada che tra l'altro dovrebbero seguire anche l'Africa e il Medio Oriente. E quindi da questo punto di vista un'armonizzazione delle strategie di utilizzo di questo spettro sembra veramente necessaria, più che altro perché se consideriamo un mondo che è sempre più globale e connesso, il rischio è quello di poter utilizzare questa banda solo in determinati stati. Immaginate per esempio di essere un cinese che ha il proprio dispositivo che effettua trasmissioni 5G in banda 6 GHz, che poi per lavoro deve andare negli Stati Uniti. Ebbene, andando negli Stati Uniti, ecco che il suo smartphone non sarà più in grado di trasmettere un segnale 5G in banda 6 GHz, perché quella banda 6 GHz è in realtà utilizzata per il Wi-Fi. È necessario quindi, e qui arriviamo al secondo punto dell'appello della GSMA, capire effettivamente a chi dedicare questa banda in parte o completamente, se al Wi-Fi 6E
oppure al 5G. E proprio per quanto riguarda la necessità di utilizzo di questa banda anche per lo standard 5G, ecco che la GSMA ha pubblicato una dichiarazione congiunta con Ericsson, Huawei, ZTE e Nokia che dettaglia ulteriormente quelle che sono le necessità del 5G nell'utilizzo di questa banda. E a supporto di questa dichiarazione è stata citata una ricerca di Coleao Consulting che vi lascio in descrizione nel caso vogliate leggerla nella sua interezza, è veramente molto interessante, molto dettagliata, anche molto lunga, ma se vi interessa il tema vi consiglio una lettura, all'interno della quale, a seguito di un'analisi dettagliata di quella che è e sarà la domanda di traffico dati nei prossimi anni, viene stimato come entro il 2025 per le reti mobili 5G sarà necessario assegnare almeno un giga, se non 2 gigahertz di spettro in più in bande medie per soddisfare proprio quella che è l'esigenza di traffico dati. Infatti ricordiamo che le bande di frequenza sono essenzialmente le autostrade all'interno delle quali gli utenti, noi utenti, possiamo trasmettere dati. E quindi se la domanda di trasmissione di dati aumenta sempre di più, ecco che è anche necessario prevedere sempre più corsie all'interno di queste autostrade per permettere la trasmissione di questa enorme mole di dati. E quindi la richiesta di una nuova banda va proprio in questa direzione. Una direzione che, quando si parla di 5G, viene ritenuta fondamentale soprattutto per quelle che sono le implicazioni anche a livello economico del 5G, che si stima poter aumentare il PIL mondiale di 2,2 trilioni di dollari proprio grazie al ruolo che potrà ricoprire il 5G all'interno della trasformazione digitale dei settori anche chiave dell'industria di tutto il mondo. Ed oltre a questo viene anche citato il fatto che dedicare l'utilizzo della banda 6 GHz al 5G permetterebbe di ridurre quella che sarebbe in futuro un'esigenza importante di densificazione delle antenne. Infatti, anche in questo caso, per cercare di capire che cosa si intende, nel momento in cui c'è un'elevata richiesta di dati e anche un elevato numero di clienti che devono connettersi alla rete, le strade sono essenzialmente due per non rischiare di saturare quelle che sono le risorse disponibili e riempire in un certo senso le autostrade che citavamo prima. Una soluzione è quella di installare più antenne in modo tale che gli utenti si dividano in un certo senso tra le varie antenne, e la seconda è dedicare più spettro radio e quindi più corsie ad una singola antenna in modo tale che più utenti possano essere supportati da una singola antenna. Ed è proprio a seguito di questa considerazione che si dice: se al 5G dai anche la banda 6 GHz, non ho la necessità di installare un maggior numero di antenne per soddisfare la richiesta di traffico che ci sarà in futuro. Ed infine viene anche citata quella che è la tecnologia 5G FWA, una tecnologia che potrebbe sicuramente beneficiare e utilizzare queste frequenze a 6 GHz per portare una connettività ad alta prestazione con velocità intorno e anche superiori al gigabit per secondo in maniera molto più conveniente e rapida rispetto ai tempi e ai costi necessari per portare la fibra ottica FTTH fino all'abitazione o all'industria. A seguito comunque di tutte queste considerazioni, la richiesta e la proposta della GSMA non è comunque un nero bianco, quindi tutta la banda 6 GHz al 5G, ma è comunque un trade-off tra le due tecnologie che in un certo senso segue quella che un po' è stata la soluzione intermedia adottata dall'Europa. Infatti la GSMA chiede innanzitutto che almeno 700 MHz di questa banda vengano dedicati al 5G e in particolare la parte superiore di questa banda, quindi quella che va dai 6.425 ai 7.125 MHz, e dall'altra dedicare i restanti 500 MHz della parte bassa della banda 6 GHz a quelle che sono le trasmissioni non licenziate, quindi il Wi-Fi. E una decisione in tal senso la potremo vedere in quella che sarà la Conferenza Mondiale delle Radiocomunicazioni del 2023. Quindi intorno a quella data dovremo effettivamente avere un riscontro su quella che è stata questa proposta e su quelle che saranno le risposte dei vari stati per capire se sarà accolta o se rimarrà in essere quella divergenza di strategia di utilizzo di questa banda
che è presente ora e che abbiamo dettagliato precedentemente. Intanto, prima di chiudere, ed è importante precisarlo, visto che stiamo parlando della banda a 6 GHz, in Europa è cominciata a tutti gli effetti l'era del Wi-Fi 6E, visto che il provvedimento definito dall'Unione Europea, che per l'appunto, come detto precedentemente, dedicava 480 MHz all'interno della banda 6 GHz alle comunicazioni Wi-Fi, è entrata in vigore il 20 maggio 2021, quindi proprio qualche giorno fa, e quindi da quel giorno in avanti gli Stati europei possono implementare anch'essi questa soluzione, ed ecco che la data ultima di implementazione è il 1 dicembre 2021. E quindi anche per quanto riguarda il nostro paese possiamo aspettarci che la frequenza 6 GHz sarà utilizzabile e disponibile per il Wi-Fi sul nostro territorio entro la fine di quest'anno. Questa quindi la discussione e la disputa tra 5G e Wi-Fi per quanto riguarda la banda a 6 GHz. Una discussione che sottolinea ancora una volta come più passa il tempo, più la risorsa dello spettro radio diventa sempre più fondamentale e limitata, fino ad arrivare a creare in un certo senso delle vere e proprie guerre tra tecnologie, per poter in entrambi i casi cercare di soddisfare quella che è la crescita ormai esponenziale del traffico dati anno per anno. E vedremo quindi nel corso dei prossimi mesi e anni, fino ad arrivare alla conferenza del 2023, quale sarà effettivamente la decisione che sarà presa in tal senso per la banda a 6 GHz.